L'oggetto magico che porto oggi è questo ramo d'ulivo che rappresenta il progetto a cui stiamo lavorando. Questo ramo d'ulivo indica la pianta d'ulivo su cui crescono le olive, olive che poi vengono lavorate e viene prodotto l'olio. L'olio insieme al vino, all'aceto, al formaggio, ai dolciumi, alla pasta sono i protagonisti della nostra ricerca. La nostra ricerca riguarda come i prodotti del settore agroalimentare italiani, quindi prodotti made in Italy, siano pubblicizzati e promossi in un contesto internazionale. Per questa pubblicizzazione e questa promozione il veicolo linguistico è la lingua inglese. Questo progetto infatti è all'interno del settore scientifico disciplinare lingua e traduzione inglese e nasce grazie a un assegno di ricerca che ho ricevuto un paio d'anni fa presso il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere, dipartimento in cui lavoro adesso. Questo progetto si concentra sullo studio di come la lingua inglese e le strategie linguistiche siano utilizzate per la promozione di questi prodotti, andando a accentuare e a valorizzare i concetti intrinsechi del Made in Italy, quindi autenticità, originalità, eccellenza e la passione dei produttori per il processo produttivo, per appunto la produzione di questi prodotti. Cosa abbiamo fatto per iniziare a lavorare a questo progetto? Parlo di me e della mia collega, la dottoressa Silvia Cavalieri. Abbiamo creato un corpus di testi scritti, testi che si possono trovare sul web. Quindi abbiamo selezionato indicativamente 1000 siti web di aziende che producono prodotti agroalimentari italiani volti alla vendita verso l'estero. Abbiamo selezionato le parti descrittive collegate alla descrizione dei prodotti, all'azienda e al territorio e abbiamo analizzato come l'inglese funga da veicolo per la trasmissione delle caratteristiche del prodotto. I prodotti vengono pubblicizzati e dovrebbero essere pubblicizzati non solo come merce di consumo, ma come portatori di identità, identità locale, regionale e quindi italiana. Questo corpus è un corpus che sarà ampliato e che adesso stiamo ampliando da un punto di vista diacronico e diatopico e da un punto di vista anche di un approccio multimodale e successivamente in futuro multimediale. Parallelamente a questo, ciò che risulta essere un surplus all'interno del nostro progetto è la concretizzazione di un rapporto diretto tra noi e le aziende. Perché? Perché il nostro progetto prevede anche delle interviste con gli esperti del settore, quindi con i produttori che si sono resi disponibili e si renderanno disponibili a condividere con noi il loro know-how e la loro esperienza relativamente alla pubblicizzazione e alla promozione dei prodotti all'estero per un pubblico che non è quello italiano e quindi con l'utilizzo della lingua inglese. I punti di forza di questo progetto possono essere riassunti in due prospettive. La prima è quella riguardante al lavoro che stiamo facendo, per cui attraverso lo studio e l'ampliamento del nostro corpus potremo comunque implementare la ricerca e preparare dei materiali didattici che possono essere utilizzati per i corsi di formazione per persone che sono già all'interno del contesto lavorativo dell'agroalimentare italiano o persone che andranno a lavorare nel contesto agroalimentare italiano. D'altro canto, ciò che è un punto di forza del nostro lavoro è quello di avere un contatto diretto con le aziende, quindi con i produttori. In questo caso noi potremmo supportare i produttori durante tutti i processi collegati alla promozione del prodotto all'estero da un punto di vista linguistico e noi potremmo imparare dai produttori come si muovono all'interno del contesto internazionale da un punto di vista lavorativo con l'utilizzo della lingua inglese. La ricerca continua all'Università di Verona nonostante la pandemia.